E siamo qui fuori dal tempio, ragazzi, Anfield, uno spettacolo assurdo. Dispiace aver finito la partita così, a testa però altissima. Forse si poteva rischiare un po' di più, forse si è pagato fin troppo, anche salatissimo il conto per gli affaticamenti ai polpacci, sia per Brozovic che per De Vrij. Si aspettano riscontri strumentali per capire l'entità dei loro infortuni. Una partita forse il contrario dell'andata, dove l'Inter aveva meritato molto di più, e quest'oggi il Liverpool, anche sfortunatissimo, avrebbe forse meritato di vincere questa partita invece che quella di San Siro. Invece, tra i legni colpiti, tre, qualche miracolo difensivo tra Skriniar, Vidal, quei salvataggi finali anche. Dispiace forse non essersela giocata fino in fondo, però in 10 il rammarico più grande rimane per quell'espulsione lì. Un giocatore già ammonito non può fare un'entrata del genere quando ne ha già fatta una, che per cui era stato praticamente graziato alla fine del primo tempo. Forse qui ci stava meno il cartellino rispetto all'intervento precedente, che era più da arancione, però se sei già ammonito non fai un'entrata del genere quando sei poi lì sull'1-0, che ti puoi veramente giocare anche la qualificazione. Direi una scelta scellerata più che dell'arbitro da parte di Alexis Sanchez, che ha fatto, a parte quel pallone lì appoggiato per Lautaro, ha fatto una partita abbastanza così brutta, insufficiente. Voti mi sembra anche forse superfluo darli dopo una partita terminata in questo modo. Si è visto, rivisto un grande Lautaro, la squadra è riuscita a vincere dove nessuno ci era riuscito nell'ultimo anno, quindi un traguardo veramente molto molto importante. Però si poteva tranquillamente anche forse fare qualcosa di più, magari con Dzeko, però evidentemente si vuole cercare fino in fondo di vincere domenica a Torino. Già il conto, come dicevo prima, sarà molto salato, bisogna tenere botta e provare a vincere lo scudetto. L'Inter ha dimostrato però di potersela giocare, ha vinto ad Anfield Road, cosa che non è da tutti. Rimane, come ha detto anche Inzaghi a fine partita, qui ai nostri microfoni, il rammarico per una gara che si poteva vincere. E adesso testa al campionato, seconda vittoria consecutiva, è sicuramente un qualcosa di importante, bellissimo poi aver trovato tutti i tifosi dell'Inter a supportare la squadra. Una curva di quasi 3.000 tifosi che si sono fatti sentire più loro quasi di tutto Anfield, atmosfera pazzesca. E qui facciamo un walk around fuori dallo stadio, tanti tifosi anche ancora qui presenti che aspettano l'uscita dei giocatori. Guardate lo spettacolo di Anfield. Guardate, ragazzi. Mica Barzagli! Piano che sto registrando, state dietro. Fatemi Marco! Fatemi un coro, fatemi un coro. Tu lo sai quanto ti amo! Tu sei fatto di Milano! Quello stemma sopra il cuore rappresenta il primo amore che l'ho promesso da bambino. Numeri uno. Ti sarò vicino. Vedete la grandezza dei tifosi dell'Inter. Sky Italia number one. No, Sky, Mediaset, Mediaset. Allora, perdonami. Mio fratello. Scusa. Bene, amico. Tutto bene, grazie. Grazie. Qui vedete anche il ricordo per le vittime di Anfield.
Veramente uno spettacolo questo stadio. Rimane un rammarico, ragazzi, che forse si poteva rischiare qualcosa di più, ce la si poteva giocare, però secondo me stasera è venuta fuori più che a San Siro la superiorità del Liverpool. Molta anche fortuna nel riuscire a non prendere gol fino alla fine. Questo secondo me deve essere il dato più importante con la vittoria, il fatto di aver battuto una squadra che le aveva vinte tutte, l'unica della Champions. E rimane un rammarico generale, però è un bel punto di partenza per andare ancora verso il futuro, un futuro da protagonisti. Qua fa un freddo, c'è sempre un vento incredibile. E niente, ragazzi, le pagelle, Handanovic ha rischiato tantissimo, quindi anche quell'uscita abbastanza pazza, ha rischiato parecchio. Handanovic, voto? Handanovic, 6.5. 6.5? Sì, dai. Quell'uscita lì non era un po'... Vabbè, però ti gioco bene con i piedi, secondo me il 6.5 lo merita. Dai, allora... Secondo me, Skriniar monumentale. Skriniar direi 7. De Vrij uscito a fine primo tempo. Maluccio, non mi è piaciuto tantissimo. D'Ambrosio 7 bene. Meno, sette. Quasi come Skriniar. Poi, allora, facciamo le pagelle, ragazzi. Vidal 10. 11 Vidal. Vidal 7.5, grandissima partita. Peccato Sanchez. No. Non ci va a lasciare più il parcheggio. Se sei già ammonito non fai quell'entrata. Un'esperienza come lui. Sono d'accordo, 5. Troppo galvanizzato dal gol di Lautaro e si è lasciato un po'. Poi chi ci siamo dimenticati? Brozovic, bene. Molto bene. 7. Cialanoglu 6.5, dai, ha cercato una posizione giusta in mezzo al campo. Sì, dai, ci sta. Poi esterni un po' meno Perisic, bene, ma anche Perisic mi sembra un po' in fase di stanca. Galante, sì, però il secondo tempo qualcosina di buono ha fatto, eh. Quindi diciamo 6 Dumfries e 5.5 Perisic. 6 Perisic, dai, 6 Perisic. Poi Lautaro 8. Gol pazzesco. Eurogol. Prima anche la sfiorata. Ciao ragazzi. E finalmente si è sbloccato anche in Europa. Finalmente sì. E poi ad Anfield Road non è da tutti fare un gol del genere. No, più che altro con Van Dijk. Con Van Dijk che è un muro incredibile. Sembrava quasi impotente, poi ha tirato fuori il colpo del campione. Perché 2-3 volte ci ha avuto l'occasione di calciare a porta e non ha calciato. Poi vabbè, quelli che sono entrati dopo senza via. Voto. D'Ambrosio 7 meno. D'Ambrosio abbiamo già detto 7 meno, ha fatto una gran partita. Correa poco, guardate. Maglia di D'Ambrosio. E niente, si riparte però con una con fiducia, anche se gli infortuni sono un po' preoccupanti. Brozovic soprattutto, che si è visto che senza di lui, insomma, però non so se siete d'accordo, Vidal in quella posizione forse può fare meglio di degli altri. E poi manca Barella. Comunque Dzeko è stato risparmiato. In questo momento si gioca anche da Gosens, perché Gosens si poteva rischiare un po' di più o no? Secondo voi? Sì, secondo me l'avrebbe fatto se non avesse. Non è stata l'espulsione. Non è stata l'espulsione. Non stava più bene, però dopo l'espulsione già un riferimento da mezzo, no, Correa un po' troppo c'è da solo in mezzo ai due centrali, che cazzo. Ultima che vi chiedo, poi andiamo. Scudetto, ci credete o il Milan con la vittoria a Napoli è favorito? Il Milan è ancora aperto anche per Napoli, anche la Juve. L'unica che mette pensiero è la Juve, sia per l'aiuto arbitrale, soldi. Secondo me il Milan Inter la vedo alla pari. Va bene, la vedo alla pari. Comunque
non è da tutti vincere qua, ragazzi. Sbaglio oppure era un anno che non ci vedeva. Un anno che non ci vedeva nessuno. Dai, per ripartire e dare una bella comunque continuità alla vittoria con la Salernitana. Non è da tutti, fatevi una bella serata. Grazie. Buon rientro a casa. Buon lavoro, ragazzi, ciao, ciao a tutti. Sì, sul mio canale YouTube, domani mattina colazione col tè caldo più famoso di YouTube. Qui fa un freddo bestiale, questo vento veramente che non la finisce più. Noi vi ringraziamo, speriamo di avervi fatto vivere questa trasferta che è finita bene. Poteva finire meglio, ma comunque il Liverpool mi sembra leggermente superiore. Bisogna avere, secondo me, anche la panchina a livello dei titolari. Va bene, allora ragazzi, alla prossima. Ci rivediamo, sempre da qui domani mattina.